Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro di fine anno che segna per noi un nuovo inizio. Un nuovo inizio perché dopo mesi di rodaggio, di esperienze sul campo anche un po' tumultuose, stiamo sperimentando una nuova forma di attivismo politico su base culturale che riconosca un'importanza fondamentale allo studio e all'approfondimento, alla condivisione quotidiana degli accadimenti e a una conversazione comune che sia sempre capace di generare pensiero innovativo e azione. Pensare insieme, lo ricordo per tutti coloro che sono all'ascolto, è un'associazione che riunisce studiosi di varie discipline da tutta Italia e da alcuni paesi del mondo, tra cui la Svizzera e gli Stati Uniti, almeno per ora. Per poter pensare insieme in modo appropriato, sulla scia dell'insegnamento di Hannah Arendt, che è la filosofa da cui abbiamo estrapolato il nostro nome, riteniamo sia necessario coinvolgere gli studiosi più interessanti, acuminati e lucidi che questo momento, la realtà contemporanea possa offrirci. Ecco perché questa sera abbiamo invitato tre professori d'eccezione, il professor Mauro Gallegati, Francesco Saraceno e Domenico De Masi, a dialogare sul libro del professor Gallegatti dal titolo Il mercato rende liberi e altre bugie del neoliberismo, edito da Lewis University Press nel 2021. Quindi due economisti e un sociologo, ma non a caso questo, perché come indicato dall'autore a conclusione del libro, il futuro dell'economia sarà quello di una scienza sociale complessa e empiricamente fondata, definendo dunque l'economia come una disciplina sociale misurabile ed evolutiva. Si tratta di un libro, devo dirlo, intenso e illuminante, che abbiamo letto e riletto più volte, che abbiamo anche discusso insieme come gruppo nelle nostre serate, diciamo, intervallate da amicizia crescente e anche da curiosità intellettuale. E quindi stasera tenteremo di comprendere ancora più a fondo, con l'aiuto dell'autore, del professor Saraceno, che ne ha scritto una bellissima introduzione, e con l'aiuto del professor De Masi. E io mi permetto di presentare il professor De Masi perché è la stella polare del nostro gruppo, come dico spesso, ci affianca da mesi in questo viaggio della mente e questa volta non parlerò della sua produzione editoriale perché è ben nota a tutti, bensì vorrei parlare e accennare brevemente all'effetto intellettuale profondo che sta avendo su tutti noi, poiché in modo molto amichevole ma fermo ci sollecita sempre ad approfondire ogni problema. E ci sta insegnando l'importanza di vivere nella formazione permanente e nella condivisione delle intelligenze. Quindi per questo lo ringrazio, ti ringrazio Domenico, a nome di tutti i componenti del gruppo. E ora a te Massimo la parola per la presentazione degli altri due illustri ospiti. Grazie, grazie. Faccio subito, introduco subito il professor Gallegati. È professore di economia presso l'Università Politecnica delle Marche ad Ancona. È stato visiting professor in diverse università, tra cui Stanford, l'MIT, la Columbia University. La sua ricerca include l'analisi dell'economia come sistema complesso, le fluttuazioni economiche, dinamiche non lineari. È considerato uno dei pionieri della modellistica economica fondata sugli ABM, gli Agent-Based Model, modelli ad agenti. È noto per i suoi lavori ampiamente citati con Stiglitz, Greenwald e molti altri sulle asimmetrie informative, le crisi finanziarie e appunto gli ABM. Ha scritto moltissimo, molti libri, io ne citerò solo un paio: Macroeconomia, Fatti e Teorie Politiche, con Deli Galli del 2013, Oltre la siepe, l'economia che verrà di Chiare Lettere del 2014 e A crescita del 2016 pubblicato per Einaudi. Il professor Saraceno è professore di macroeconomia internazionale ed europea a Sciences Po a Parigi e alla LUIS, è vice direttore dell'OFSE, l'Osservatorio francese di congiunture economiche. Membro del comitato scientifico della Lewis School of European Political Economy, e ha pubblicato il saggio La scienza inutile, tutto quello che non abbiamo voluto imparare sull'economia, dall'economia, nel 2018. Credo a fine 2020 ha pubblicato un altro testo molto, molto interessante che è La riconquista, perché abbiamo perso l'Europa e come possiamo riprendercela. Anche lui scrive molto, scrive anche spesso
per il Sole 24 Ore e per l'ultimo quotidiano che è uscito domani. Brevemente, per tutti coloro che ci ascoltano, dirò come è organizzata la serata. Avremo un intervento da parte del professor Saraceno per una quindicina di minuti, 15-20 minuti, un altro intervento da parte del professor De Masi, sempre per 15-20 minuti, a cui risponderà il professor Gallegati per una decina di minuti o forse più. Dopo abbiamo preparato qualche domanda come pensare insieme e alla fine ci saranno le domande da parte del pubblico presente, che vi prego di scrivere in chat perché la chat è aperta e verranno lette diciamo alla fine della serata. Poi ci saranno ovviamente le conclusioni, gli ultimi 10 minuti. Cercheremo di essere puntuali e chiudere per le 8. Quindi, proprio per arrivare a questa puntualità, a cui il professor Francesco Saraceno tiene molto, io direi di dargli subito la parola e di introdurci a questa bella serata. Grazie moltissimo l'invito. Effettivamente sì, io addirittura penso di dover andare via anche qualche minuto prima per un motivo molto, molto serio, cioè il compleanno di mia moglie oggi, devo essere alle 8, non tanto lontano da qui, ma quindi vi lascerò qualche minuto prima delle 8 e vi ringrazio moltissimo per la vostra comprensione ex ante. Nonostante appunto fosse difficile per me liberarmi, sono felicissimo di essere qui, sono felicissimo per un motivo molto semplice, cioè che io ho una ammirazione sconfinata per il lavoro di Mauro e per il suo lavoro scientifico, ovviamente, che è, come l'avete ricordato voi, assolutamente straordinario. Insomma, Mauro produce molto e produce molto bene, ma soprattutto ho anche un'ammirazione per il Mauro intellettuale, cioè Mauro è una fucina di idee e ogni volta che lui scrive qualcosa, che sia qualcosa di accademico, qualcosa come questo libro, che veramente chi non l'ha letto vi consiglio di leggere a tutti, più divulgativo e più rivolto a un pubblico non necessariamente specialista, vale sempre la pena di essere letto. Questo libro è estremamente interessante, secondo me. È piccolo, è corto, non ricordo quante pagine, insomma, sono 120 pagine, ma è denso. Dicevo nell'introduzione, va letto e riletto, effettivamente sì. Va letto e riletto perché nonostante sia appunto divulgativo e breve, succinto, è pieno di informazioni e di spunti di riflessione. Quindi io proverò rapidamente a dire perché questo libro secondo me è importante, perché sono molto contento di essere qui a discuterlo, perché sono molto contento che stia andando bene, che sia letto, commentato, recensito e discusso, perché secondo me è un libro importante anche nel momento storico che stiamo vivendo. E proverò a fare tutto questo nei 15 minuti che mi sono stati impartiti. Dunque, intanto per iniziare è un libro che ha due parti, molto chiaramente separate. C'è una pars destruens, che è quella su cui io mi concentrerò di più, c'è la parte in cui critica la teoria economica che ha influenzato le politiche economiche negli scorsi 30-40 anni almeno, e poi una pars construens, nella quale invece Mauro propone un approccio alternativo, approccio alternativo che lui stesso dice è in via di costruzione, che non è ancora consolidato, quindi anche dimostrando una grande onestà intellettuale e ancora una volta chiarezza di pensiero. Mi concentrerò sulla pars destruens perché io non ho soltanto marginalmente lavorato sulle cose su cui lavora Mauro, quindi penso che sarà lui a dirci in cosa il suo lavoro è più avanzato, in cosa invece va ancora sviluppato, e proverò invece a concentrarmi su perché trovo che sia molto importante la pars, la parte in cui critica la teoria che appunto ha influenzato la politica economica negli scorsi almeno 30 anni. Mauro parte da una considerazione, cioè la teoria
neoclassica, mainstream, il neoliberismo, chiamatelo come volete. A me la parola neoliberismo non piace tanto. Se ho una critica da fare al libro è il titolo. Penso che meno si usa il termine neoliberismo e meglio è, perché ci si confina da soli in qualche modo in una specie di gabbia quando lo si usa. Dunque, la teoria che ha dominato è andata a sbattere violentemente contro un muro nel 2008, nel senso che per 30 anni si era detto va tutto bene, madama la marchesa, siamo arrivati al 2008 e la crisi finanziaria globale ha mostrato che invece quella teoria non era assolutamente in grado di spiegare cosa stava succedendo e ancora meno era in grado di capire come si fossero accumulate tutte le fragilità nel settore finanziario e nel settore reale dell'economia che avevano portato a questo shock di natura epocale. Fa un po' ridere parlare di shock di natura epocale, perché 10 anni dopo abbiamo avuto una crisi che in qualche modo ha reso quella crisi del 2008 una specie di passeggiata di salute, ma insomma questo non è una osservazione al margine. Questa critica, questa teoria è stata molto criticata da molti, da quasi tutti quelli che in quella teoria non si riconoscono, per un motivo molto preciso, perché fondamentalmente si criticava il fatto che questa teoria postulasse una superiorità dei mercati rispetto alla mano pubblica, rispetto allo Stato, quindi postulasse una sorta di ottimalità dei risultati dati dai mercati, e che questa ottimalità fosse, e questa efficienza dei mercati fosse stata chiaramente smentita dall'accumulazione di squilibri e dal fatto che questi mercati si erano sbagliati, avevano investito sulle attività sbagliate e avevano creato dei grandi squilibri che poi avevano portato alla fine alla crisi. Ecco, questa è una critica che ovviamente l'ha fatta anche la regina d'Inghilterra, quindi è una critica che non necessita grandissima profondità d'analisi. È ovvio a tutti che una teoria che postula che i mercati sono efficienti, che riescono a assorbire gli shock da soli, nel 2009 va in crisi, però è una critica un po' facile, perché è una critica che non va al fondo del perché c'è questa ottimalità, ed è qua dove secondo me la prima parte del libro di Mauro è assolutamente affascinante, interessante e aiuta moltissimo a capire di più cosa è successo, perché di fatto la teoria è stata emendata subito. C'è un aspetto che a me dà anche quello abbastanza fastidio dei dibattiti di oggi su questa famosa teoria neoclassica mainstream, chiamatela come volete, cioè che se ne fornisce una versione un po' caricaturale. Questa è una teoria che postula che siamo tutti nel migliore dei mondi possibili, siccome il mondo invece non è il migliore dei mondi possibili, la teoria è sbagliata. In realtà è abbastanza facile da emendare la teoria neoclassica per introdurre tutte le imperfezioni necessarie a far sì che il mondo che descrive non è un mondo di equilibri ottimali e di mercati efficienti. Basta introdurre rigidità, basta introdurre asimmetrie di informazione, basta introdurre qualche tipo di eterogeneità fra agenti che per esempio sono costretti a spendere tutto quello che hanno perché non possono andare in banca e prendere a prestito perché non sono abbastanza ricchi. Cioè, ci sono molti modi di introdurre rigidità nel modello che mantiene però il suo impianto e rendere quindi la teoria capace di dar conto del fatto che il mondo non è un mondo perfetto in cui i mercati sono sempre raggiungono sempre equilibri ottimali. Quindi la critica, dire alla teoria neoclassica avete sbagliato nel 2009 perché il mondo non è ottimo, è in qualche modo una critica che è destinata a essere smontata abbastanza in fretta, perché il modello viene emendato e ci dà un risultato di mondo non ottimo. La critica di Mauro è molto più radicale, per questo molto più profonda e ovviamente molto più distruttiva rispetto a quella che vi ho appena detto, perché Mauro invece contesta alla base proprio il funzionamento del modello neoclassico. Cioè, Mauro dice che il problema del modello neoclassico non è tanto l'ottimalità o meno dei mercati, ma è il fatto che il modello neoclassico riduce ogni interazione economica all'agire di agenti che sono sconnessi fra di loro e che sono tutti più o meno razionali, più o meno ottimizzanti, e che interagiscono in maniera del tutto impersonale su un'istituzione, una meta istituzione chiamata mercato. Quindi tutte le
le interazioni fra gli agenti passano per questa istituzione che le intermedia, le rende compatibili e ci dà un equilibrio. Quindi l'economia può essere descritta come un equilibrio che risulta dall'interazione sui mercati di agenti che interagiscono solo ed esclusivamente sui mercati. Quindi non guardano a quello che fa il vicino, a quello che decide il vicino, ma guardano soltanto al sistema dei prezzi e sulla base del sistema dei prezzi che vedono, decidono le loro azioni e poi il mercato fa in sì, per capirci, nel 1890 Walras introdusse la figura del banditore, cioè nel mercato, con una specie di aggiustamento istantaneo, logico in realtà, non nel tempo, porta alla compatibilità fra i vari piani. E Mauro dice non è così. L'economia non funziona così, quando noi prendiamo delle scelte non guardiamo soltanto i prezzi, ma guardiamo cosa ci succede intorno, guardiamo cosa fanno i nostri vicini, guardiamo cosa fanno altri operatori sul mercato, agiamo in base a criteri che a volte non sono di ottimalità, non ci piace di essere ingannati, siamo disposti anche per esempio a subire un danno pur di punire qualcuno che a nostro avviso si è comportato male nei nostri confronti. Quindi sono tutta una serie di comportamenti che sono difficilmente compatibili con l'idea di razionalità. E tutto questo messo insieme ci dà una descrizione dell'economia come un processo, non come una serie di equilibri. In qualche modo, lo dico appunto nell'introduzione al libro, che sono stato felicissimo di scrivere, l'economia non può essere descritta da una serie di istantanee fisse, cioè da una serie di equilibri, ma deve essere descritta da un film, cioè una serie di fotogrammi che compongono un processo in cui un fotogramma da solo non significa nulla se non lo si vede in relazione a quello che c'è stato prima e a quello che c'è stato dopo. Quindi il modello ad agenti eterogenei, di cui Mauro è uno dei padri, sul quale ha lavorato moltissimo, sul quale credo ci dirà qualcosa nelle sue osservazioni, si basa su quest'idea che gli agenti interagiscono su diversi piani, non soltanto sui mercati, e che l'economia può essere descritta esclusivamente come il risultato di queste interazioni. Per usare un termine preso a prestito dalla fisica, emerge dall'interazione di questi agenti un processo complesso dal quale non si può ricostruire guardando a quello che succede nell'aggregato, non si può ricostruire il comportamento dei singoli e viceversa. Non tutto quello che succede nell'aggregato può essere spiegato dal comportamento dei singoli. Ecco, questo è un approccio radicalmente diverso da quello neoclassico. Tu puoi introdurre tutte le imperfezioni che vuoi nel mondo che vuoi nel modello neoclassico, ma questo tipo di dinamica, questo tipo di comportamenti nell'economia non potrai mai replicare. Due osservazioni a questo punto, data questo quadro che vi ho appena descritto. La prima, questo cambia in maniera abbastanza radicale l'approccio alla politica economica, che è il tema che mi interessa di più, sul quale io lavoro di più. Nel senso che il policy maker, chi fa politica economica nel modello neoclassico, in un mondo descritto dal modello neoclassico, si deve occupare di capire qual è l'equilibrio ottimale, qual è l'equilibrio che massimizza il benessere collettivo, e in caso i mercati, a causa di imperfezioni che possono esistere, sono contemplate nel modello neoclassico, non riuscisse a raggiungerlo, deve mettere in atto delle politiche che consentano di ovviare alle imperfezioni di mercato e arrivare all'equilibrio ottimale. Nell'approccio, diciamo, all'economia come processo, l'economia che non è una sequenza di equilibri, ma che è un processo continuo in cui non c'è necessariamente equilibrio, invece il ruolo del policy maker è molto diverso, più facile e più difficile allo stesso tempo. Non deve sperare e cercare di ottenere un equilibrio ottimale che non riuscirà mai a raggiungere, è prima cosa. E seconda cosa, non deve tanto occuparsi l'unica cosa di cui si deve occupare è che il sistema rimanga più o meno stabile, cioè invece dell'ottimalità bisogna che il policy maker faccia quello che serve perché il sistema rimanga stabile, viable si dice in inglese, viabile, un po' meno bello in italiano, ma ci siamo capiti. Quindi
la gestione dell'economia da parte del policy maker diventa, cioè l'interazione con l'economia da parte del policy maker diventa una specie di fine tuning continuo, cioè di interventi continui nel mercato per far sì che ogni volta che ci sono forze che tendono a far esplodere, come per esempio in occasione della crisi finanziaria, si riducano questi processi cumulativi che possono portare a una implosione del sistema e si riporta il sistema in quello che un altro grande economista, Axel Legenfeld, aveva chiamato il corridoio della stabilità. Quindi, come vedete, cambia proprio l'approccio alla politica economica, cambia proprio l'approccio alla visione di come l'economia funziona. Faccio un ultimo esempio, poi mi fermo e do la parola ai miei interlocutori, un ultimo esempio di come questa cosa abbia degli effetti, sembra tutto molto astratto, ma in realtà abbia degli effetti molto molto significativi e molto reali nella vita di tutti noi, ed è quello dei mercati del lavoro. Nell'approccio neoclassico, anche se qua lo sto caricando, devo essere sincero, lo sto caricaturizzando un pochettino, il mercato del lavoro è un mercato molto simile a tutti gli altri mercati, un mercato in cui c'è una domanda, in cui c'è un'offerta, questa domanda e questa offerta devono essere rese compatibili su un'interazione sui mercati tramite variazioni del salario, e poi si trova un salario in cui queste due cose sono uguali. Beh, in questo modello, in questa visione del mondo, in caso di crisi, il policy maker deve semplicemente garantire che ci sia, per esempio, un salario per chi ha perso il lavoro, un reddito per chi ha perso il lavoro in seguito a una improvvisa disallineamento di domanda e offerta, che questo è tutto quello che serve. Invece, nel caso dell'economia vista come un processo, si può riconoscere molto più facilmente la specificità del mercato del lavoro, si può riconoscere il fatto che il mercato del lavoro non è soltanto una prestazione in cambio di un salario, ma è una serie di relazioni tra imprenditore, tra impresa e lavoratore che si stabiliscono nel tempo, che si consolidano nel tempo, di fiducia, di skills, scusate il termine americano, di competenze che si acquisiscono sul lavoro e così via, e che nel momento in cui questo rapporto di lavoro viene rotto, perché c'è per esempio una crisi e quindi il lavoratore perde il posto, si perde molto di più che il reddito, ma si perde anche tutto questo patrimonio intangibile. È astratto questo? Forse sì e forse no. Vi faccio un esempio di perché io credo che non sia astratto. Durante la crisi del 2008, tutti i paesi europei, escluso il paese e esclusa la Germania, hanno fatto la scelta di compensare chi aveva perso il lavoro in seguito alla crisi, cioè di estendere il sistema di sussidi di disoccupazione o di introdurlo per i paesi che non lo avevano. Quindi si è fatta la scelta di trattare il mercato del lavoro come ogni altro mercato, di aspettare che dopo la crisi ripartisse la domanda di lavoro e nel frattempo sostenere i redditi di chi aveva perso il lavoro. La Germania è stato l'unico paese che invece ha messo in piedi, che aveva già in piedi e che ha fatto funzionare, un sistema detto di cassa integrazione, per capirci, per usare un termine nostro, cioè appunto con l'idea che mentre l'economia non stava funzionando era bene che si mantenesse questo legame tra imprese e lavoratore in modo che nel momento in cui l'economia è ripartita e poi questo legame, non essendo rotto, potesse ripartire subito e quindi non si fossero perse competenze immateriali difficili da quantificare se si ha un approccio puramente legato a prezzi e quantità. Nel 2020 la scelta che all'epoca fu solo della Germania invece è stata generalizzata e secondo me è stata il grande successo delle politiche economiche in Europa in seguito alla pandemia, nel senso che tutti i paesi europei hanno fatto questo sforzo di estendere la cassa integrazione e di mantenere intatti i rapporti di lavoro sui mercati del lavoro mentre l'economia era artificialmente congelata dai lockdown. Quindi si è in qualche modo accettata l'idea che i mercati del lavoro non potessero essere trattati come un qualunque altro mercato. A parità di spesa per lo Stato è meglio pagare il salario al posto dell'impresa che pagare un sussidio di disoccupazione. Questa è una teoria in cui ci si basa esclusivamente su prezzi e quantità e sull'interazione di agenti, diciamo, atomistici sul mercato, è difficile da concettualizzare, diventa invece evidente, facilissimo da spiegare e da far entrare in un modello se si ha un approccio del tipo ABM,
legato alla, diciamo che vede l'economia come un processo. Quindi questo è solo un esempio, però è un esempio che secondo me è molto significativo di come se si abbandonasse l'approccio mainstream o classico, chiamatelo come volete, in favore di un approccio più legato, più concentrato su una visione dell'economia come processo, secondo me sarebbe molto più facile far fronte alla complessità del mondo di oggi. Mi fermo qua, perché mi sa che ho anche sforato un po' quei tempi. No, no, è stato bravissimo, professore, grazie, 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 veramente un sacco di informazioni nei tempi pattuiti, grazie mille. E a questo punto tocca al professor De Masi, secondo la scaletta. Prego, professore. Bene, grazie, grazie molto. Dunque, forse è necessario ripercorrere un attimo la genesi del neoliberismo e le vicende poi che lo hanno accompagnato di carattere sociale, di carattere politico. Il neoliberismo, quello che noi chiamiamo oggi neoliberismo, un poco lo si chiama ovunque così, è qualcosa che in qualche modo si è contrapposto, ha completato, ha continuato l'idea dell'economia classica. L'economia classica risale a due libri fondamentali, uno del 1759 è la teoria dei sentimenti umani e l'altro invece è del 1776, la famosissima indagine sulla ricchezza delle nazioni. Entrambi questi libri sono di un genio assoluto che io ovviamente per deformazione professionale chiamo sociologo e gli economisti per altrettanta deformazione professionale chiamano economista. E si tratta di un personaggio di altissimo livello con una cultura smisurata che ha dedicato tutta la sua vita all'insegnamento della teoria dei sentimenti umani e poi quasi per hobby, diciamo, si è dedicato all'analisi della ricchezza delle nazioni, producendo un capolavoro ancora oggi leggibilissimo anche dal punto di vista proprio del linguaggio. Cos'ha di caratteristico il pensiero di Smith? Anzitutto che la dimensione morale è al primo posto, cioè Smith non è stato mai un economista nel senso, diciamo, alla Milton Friedman, diremmo noi oggi. Forse non avrebbe avuto neppure il premio Nobel oggi, da questo punto di vista. Ma è stato sempre attentissimo ai sentimenti umani. Infatti io spingo sempre i miei studenti a leggersi prima quello, come è proprio avvenuto nella realtà temporale, a leggersi prima il libro che ha ispirato per tutta la vita le lezioni di Smith, perché si capisce che Smith è stato poi in qualche modo distorto, diciamo, dagli economisti successivi e soprattutto, a mio avviso, dai neoliberisti. E in che consiste la grande intuizione di Smith? Che gli uomini sono egoisti, il che è vero, altrettanto vero come dire che gli uomini sono altruisti. Si potrebbe creare un libro parallelo a quello sulla ricchezza delle nazioni, costruendolo sull'altruismo anziché sull'egoismo, e costruendolo non sulla concorrenza ma sulla solidarietà. Perché se riesaminiamo le tappe salienti del progresso umano, ci accorgiamo che molte di queste tappe sono nate dalla solidarietà e non dalla concorrenza. Lo stesso Darwin esclude che sia la concorrenza a creare progresso, ma che sia invece la solidarietà all'interno delle varie compagini, delle varie tribù animali e umane. E invece Smith dice: mettiamo in chiaro la dimensione egoista dell'individuo, e comincia con la celebre frase: non è dalla bontà del macellaio, del birraio, che devo aspettarmi la cena questa sera, ma dal fatto che il macellaio cercherà di ricavare il massimo profitto possibile dalla vendita del suo prodotto, così pure il birraio, e l'acquirente cercherà di avere il massimo prodotto con la minima spesa. L'equilibrio di tutto questo è il mercato, e il mercato effettivamente è la parte
fondamentale, principale, fondante del libro di Smith, ma non è assolutamente vero che Smith ha teorizzato la mano invisibile. È interessante perché in tutto il libro, che è di insomma parecchie, nella mia edizione sono 1229 pagine, dedica 3 righe alla mano invisibile, perché a un certo punto si trova a dover combattere contro la constatazione che laddove il mercato è più libero esistono più disuguaglianze. Quindi questo equilibrio del mercato non si sa ancora perché non avviene, e però dovrebbe avvenire. E a un certo punto ricorre a Shakespeare a una frase dell'Otello in cui appunto si dice che una mano invisibile risolverà i problemi dell'equilibrio. Questo è tutto. Da questa frase gli economisti hanno costruito intere teorie e scritto migliaia di pagine praticamente sulla mano invisibile che dovrebbe risolvere i problemi del mercato. E perché a un certo punto le teorie di Keynes, le teorie di Smith, che hanno un immediato successo dal punto di vista degli studiosi, dal punto di vista delle cattedre universitarie dell'epoca, si incrina? Si incrina perché nel paese dove il mercato è idolatrato addirittura nei primi decenni del Novecento, proprio in quel paese la mano invisibile non si manifesta, e addirittura nel 1929 c'è un crack fortissimo. Questo crack viene risolto da un politico, non da un economista, perché è Roosevelt che 4 anni dopo il grande crack che portò a un disastro inaudito. È molto bella la descrizione che ne fa un altro economista, Kenneth Galbraith, anni dopo, e di fronte a questo disastro si rende conto che non è possibile affidarsi solamente al mercato, ma che lo Stato deve intervenire, e deve intervenire in modo massiccio. Mentre Roosevelt applica questa sua idea, in Europa c'è un economista che la teorizza. Nulla dimostra che Roosevelt abbia letto Keynes. Sappiamo che si sono incontrati i due per un'ora soltanto, e che quando Keynes è uscito dalla stanza di Roosevelt, Roosevelt abbia detto al suo segretario: quest'uomo mi ha detto un sacco di numeri ma non ci ho capito nulla. Quindi diciamo che il New Deal è venuto fuori per idea politica, non tanto per idea economica, come necessità assoluta di intervenire con lo Stato in una situazione disastrosa, immettendo lo Stato una massa enorme di denaro e regolando soprattutto il mercato del lavoro. Pensate che Roosevelt in una notte creò 5 milioni di posti di lavoro solo di attività dedicate all'ecologia, quindi al riformare le rive dei fiumi, le foreste e così di seguito. Da questa vicenda pratica di Roosevelt e teorica di Keynes, il liberalismo classico ne esce praticamente con le ossa rotte. E però qui è la grandezza dei neoliberisti, cioè non si arrendono di fronte a questa dimostrazione di errori del liberalismo classico, ma rifondano il liberalismo. Cosa per esempio che non faranno i marxisti, perché di fronte al crack totale del marxismo realizzato, cioè del comunismo reale, non ci sarà una moto così completo, intelligente, sistematico di creare un neo-marxismo che correggesse gli errori del marxismo, riformasse il marxismo e ci desse una teoria diversa. E a questo punto invece c'è tutta la vicenda interessantissima dei neoliberisti. Io credo che se si rilegge nei minimi dettagli la vicenda del neoliberismo ci si innamora dei neoliberisti, perché sono stati proprio straordinari. Dunque, intanto
molti dei loro nomi cominciano con Fon. Significa questo, che si tratta di aristocratici, sia von Mises sia von Hayek, si tratta di aristocratici di nuova aristocrazia, cioè di nobili, resi nobili da Francesco Giuseppe per meriti economici, per meriti di, soprattutto commerciali, famiglie ricche e persone che si sentono ferite fortemente dall'irrompere del comunismo. Tenete conto che nel 1917 il comunismo passa in modo massiccio dalla teoria alla pratica, conquistando il governo della Russia e quindi creando tutto quello che creerà. Il neoliberismo nasce come contributo di questi grandissimi autori alla borghesia, perché contrapponga alle idee marxiste di cui si è dotato il proletariato, di idee invece neoliberiste di cui deve dotarsi la borghesia. C'è un passo interessantissimo di von Hayek del 1993, quindi 1933, quindi precedente alla Montpellier Society, che è del 1947, precedente al famoso convegno che tiene a Parigi Lippmann, che è del 1938, in cui purtroppo mi dispiace non poterlo leggere tutto, ma se è l'interesse di classe a determinare il pensiero, allora oggi la borghesia ha bisogno di una teoria che esprima la realtà senza contaminazioni da idee false. Fino all'apparizione di Marx, la borghesia ha beneficiato di una ideologia, vale a dire del sistema degli economisti classici e volgari. Ma quando, con la pubblicazione del primo volume del Capitale, il proletariato ha avuto una dottrina corrispondente alla propria collocazione sociale, la borghesia ha cambiato tattica, non le era più utile una ideologia, eccetera, eccetera. E dice praticamente: il nostro compito di giovani economisti viennesi deve essere quello di fornire alla borghesia una struttura economica, una impalcatura economica che consenta alla borghesia di riaffermare il suo primato e di sconfiggere assolutamente questo tentativo marxista di mettere al centro del sistema politico il proletariato. È interessante il metodo. Questi autori capiscono che bisogna, proprio tra virgolette quasi, la frase di von Hayek, che bisogna pubblicizzare un'idea come si pubblicizza un detersivo, cioè che occorre apprendere dalle scienze organizzative delle business school la modalità per diffondere le idee politiche. Le idee politiche vanno diffuse nei salotti, vanno diffuse nei caffè, vanno diffuse attraverso le riviste, vanno diffuse attraverso rapporti molto stretti con le fondazioni bancarie che possano dare finanziamento all'attività divulgativa del neoliberismo, e infatti fanno questo. E quando arriva, quindi si alleano con tutti i poteri forti, diremmo oggi, economici dell'Austria, e poi quando sono costretti ad andare in America a causa del nazismo, si alleano con tutte le grandi fondazioni, prima di tutto la Rockefeller Foundation, ma anche la Koch Foundation e le altre, che finanziano. E l'altra cosa è di assumere posizioni di primo ordine nel campo delle economie dei vari paesi. Quindi diventare, se possibile, ministri dell'economia, direttori generali dei ministeri economici, fino a piazzare possibilmente i capi di Stato, il che avviene negli anni '80 con la Thatcher in Inghilterra e con Reagan in America. Mi avvio alla conclusione dicendo questo. La classe di riferimento è sicuramente è esplicitamente la borghesia. Loro intendono riaffermare il primato della borghesia dopo la rivoluzione francese, intendono riportare la borghesia al centro del sistema economico e al centro del sistema sociale. I nemici sono Marx, il socialismo, il proletariato,
l'URSS, naturalmente l'Unione Sovietica, e lo Stato. Lo Stato va impoverito il più possibile, va limitato. La frase famosa di Reagan: bisogna affamare la bestia, dove la bestia è appunto lo Stato, e la frase che completa l'idea della Thatcher: non vi è alternativa. Il metodo è quello appunto che ho detto del marketing, il metodo è quello di piazzare gli uomini giusti al posto giusto. Si pensi per esempio a Draghi in Italia dal 1991 al 2001, quando resta direttore generale del Tesoro per 10 anni, nonostante 9 governi si succedano di destra e di sinistra, da Berlusconi a D'Alema, e per la privatizzazione di tutto l'IRI, di tutto l'ENI, di tutto l'EFIM. Gli alleati sono le fondazioni, sono i partiti di centro e di destra, sono le confindustrie dei vari paesi, sono le business school. È molto interessante che il libro che stiamo discutendo stasera sia stato pubblicato da una business school, perché le business school sono state il principale soggetto diffusore del neoliberismo nel mondo. Io ho insegnato per 12 anni nella più grande business school italiana, che era quella dell'IRI, e devo dire anche nella business school dell'IRI non si insegnava altro che una disciplina che era proprio contro l'IRI e che poi avrebbe affossato la stessa IRI. Il punto debole è stato, secondo me, l'idea diffusa soprattutto da due economisti, da Laffer e da Kuznets. Kuznets è stato anche uno degli 8 premi Nobel neoliberisti, perché uno dei problemi che hanno curato è ovviamente accaparrarsi il numero maggiore possibile di premi Nobel. Perché secondo questi due economisti uno dei problemi principali è la riduzione delle tasse, soprattutto a chi le tasse potrebbe pagare di più, cioè più ricchi, perché questo comporta che i ricchi, avendo a disposizione dei soldi, investono, gli investimenti creano industria, le industrie creano lavoro, e quindi la ricchezza sgocciola, trickle down, sgocciola dai ricchi fino ai poveri, e il mercato riequilibra tutto con la sua mano invisibile. Gli effetti che si sono ottenuti non sempre, diciamo, hanno dimostrato che la ricchezza sgocciola dall'alto in basso, anzi sembra che quasi contro natura sia sgocciolata dal basso verso l'alto. Grazie professor De Masi. Che corsa, eh? Che corsa, abbiamo fatti correre un po' troppo i nostri ospiti oggi. No, no, mi scuso perché ho preso 7 minuti di più. Non si deve scusare. A questo punto, il professor Gallegati, tocca a lei, ha argomenti di cui parlarci. Prego. Sì. Allora, inizio dalla... Perché ho scritto questo libro? L'ho scritto perché ero stanco, sono stanco di andare a convegni, conferenze, robe simili, e d'essere continuamente riattaccato dai mainstream dicendo: guardate che c'è dell'altro. Il modello che noi abbiamo adesso tiene conto di rigidità e di varie cose, ma questo non basta. Come molto efficacemente diceva Francesco, la vera differenza tra un modello mainstream e gli altri è che nel modello mainstream gli agenti non interagiscono, c'è solo interazione indiretta tramite il mercato.
in realtà c'è di più. L'equilibrio è semplicemente ipotizzato, non è spiegato. Nel modello mainstream non si sa come si arriva all'equilibrio, perché il modello mainstream prevede che gli agenti siano tutti piccoli, che ci sia concorrenza perfetta, ma una delle condizioni per avere concorrenza perfetta è che nessuno è in grado di muovere i prezzi. Ma se nessuno è in grado di muovere i prezzi, allora quando l'equilibrio di mercato non c'è, chi diavolo li muove questi prezzi? Ovviamente nessuno, e ovviamente il modello da buttare via. Tant'è vero che i principali teorici del modello che fu di equilibrio generale o mainstream, che sono Arrow e Debre e Ann, hanno abbandonato il modello. In particolare Arrow è passato al Santa Fe Institute, che è un centro di ricerca che si interessa di sistemi complessi. E Anne è uno dei principali oppositori del modello mainstream, dopo che negli anni 60 lo aveva formalizzato. Negli ultimi anni ci sono almeno due esponenti di quella che una volta era chiamato il mainstream che hanno abbandonato il modello, e sono Fisher e Mas Colel. Tutti e due dicono il modello non ha stabilità, è instabile. Ha delle premesse che contraddicono la possibilità di avere stabilità. E di un modello che non è stabile non ci facciamo nulla. Voi, che ne so, volete aumentare il benessere dei cittadini riducendo la disoccupazione, e per questo aumentate per esempio la spesa pubblica, ma il modello non vi dice se vi fermate a un livello effettivamente superiore. Se non è stabile, non sapete cosa succede. Non c'è nessun ruolo possibile per la politica economica. Prima il professor De Marzi ci raccontava delle analogie tra Keynes e il modello il mondo e diciamo la politica economica di Roosevelt. Evidente, è così, sono tante analogie, ma c'è pure una lettera di Keynes a Hitler del 33. Qui Keynes scrive a Hitler dicendo: il modello di economia che lei ha in testa
è il modello teorico che io ho in testa, in cui cioè lo Stato è molto importante. Io vivo ad Ancona e Ancona è una di quelle, è stata una repubblica marinara perdente, diciamo così, c'era Venezia con questa parte dell'Adriatico e quindi vinse Venezia. Ma quando Ancona era libera, era una repubblica indipendente, nello statuto della città si diceva quando le cose non vanno bene, il comune deve assumere lavoratori e fargli scavare il lunedì buche nella spiaggia antestante il uomo. Il martedì è ripagarli perché le coprono. Cioè era un sistema di spesa pubblica per in qualche modo rimediare alla disoccupazione e fallimenti del mercato. C'era un altro punto del professore che secondo me vale la pena enfatizzare. Detto in termini diversi, Fisher dell'MIT diceva la stessa cosa, e cioè il modello mese in tutta la costruzione dell'equilibrio generale in realtà serve a giustificare il comportamento egoistico dei singoli. Dice: voi singoli pensate al vostro benessere, al vostro tornaconto. Quello che poi diventerà il bene per tutti gli altri sarà compito del mercato. Quindi non preoccupatevi di essere altruisti a livello individuale. Siate pure egoisti, tanto il mercato rivederà questo vostro, diciamo così, difetto iniziale. Ma è un difetto importante. Prima Francesco ci raccontava che l'economia, per come la conosciamo oggi, si sviluppa attorno, diciamo così, viene formalizzata la prima volta da Menger, Gibbons e Wallace attorno al 1870. Prendono ad esempio la fisica di Newton. Va bene? Ora, il problema è che in quegli stessi anni, per somma sfortuna loro e anche nostra, devo dire, Boltzmann iniziò a teorizzare la termodinamica, in particolare teorizza la seconda legge della termodinamica, che in pratica introduce una specie di freccia del tempo nei processi produttivi. Cioè, voi in qualche modo, quando producete qualcosa, intaccate in maniera irreversibile il sistema. Da questo punto di vista, parlare di
sostenibilità come un circolo perpetuo, una macchina dal moto perpetuo in economia, non ha alcun senso. L'altro aspetto è che ci siamo dimenticati che parlando e preoccupandoci solo dell'egoismo dei singoli, si produce, si può produrre, per esempio, l'effetto serra, il riscaldamento globale. Quello che fa il singolo, magari non importa, ma se metto insieme il comportamento dei singoli, posso avere un aumento del, se volete, del PIL, a prezzo però di una diminuzione del benessere di tutti. Tanto è vero che si parla ora di era dell'antropocene, in cui il comportamento degli umani sta cambiando il andamento della vita possibile. Siamo effettivamente cacciati in una trappola evolutiva e dobbiamo uscirne fuori, e non possiamo uscirne fuori con il piano di resilienza, perché il piano di resilienza ci dice che torniamo alle condizioni di prima. E non dobbiamo e non possiamo tornare alle condizioni di 20 anni fa. Dobbiamo tornare, ripartire in qualche modo, non voglio dire da zero, ma dobbiamo tenere conto di come si sviluppa, come si cresce. Non è importante quanto si cresce, ma come si cresce. Cioè l'ecologia, una cosa che ci ha insegnato, dovrebbe insegnare, è che tutti siamo connessi con tutti. Quindi dobbiamo cambiare atteggiamento. Io penso, da questo punto di vista, che la vostra iniziativa culturale sia importante, perché dovrebbe riuscire a far riflettere tutti noi che crescere non è la cosa più importante del mondo. Dipende da come si cresce, chi cresce. Va bene? Non possiamo pensare ai vaccini, non possiamo pensare di vaccinarci solo noi e non vaccinare gli altri. Perché tra un po' le varianti ricadranno sopra noi. E così in economia. Volevo niente, io per ora mi fermerei qui, perché vedo che ci sono molte domande in giro e preferirei francamente rispondere insieme agli altri alle domande piuttosto che affliggervi ancora con le mie sprove. E volevo comunque dire grazie per l'invito, grazie a Francesco che ha usato
parole al solito troppo affettuose e gentili nella presentazione. Volevo invece invitarvi a leggere un libro di Francesco che si chiama La Riconquista, che, lo ripeto anche stavolta, è la prima volta che si riesce a leggere un libro come se fosse un romanzo. Cioè, quando chiudete un capitolo avete voglia di iniziare a leggere subito il capitolo successivo. Niente, grazie. Grazie professore, mi aggancio subito a questa sua esortazione per chiedere al professor Saraceno, a Francesco Saraceno, io in realtà gliel'ho già anticipato via mail, la disponibilità a fare una serata esattamente come la stiamo facendo oggi, dove noi studieremo il suo libro, leggeremo approfonditamente il suo libro e lo discuteremo nuovamente insieme a lei, insieme al professor De Masi e a quant'altri vorranno seguirci in questa cosa. Gennaio abbiamo già in mente un appuntamento importante, quindi quasi sicuramente, diciamo, intorno al 20 di febbraio, questa serata sulla Riconquista e sull'argomento Europa, che è un argomento che anche nelle domande, adesso io ho visto qualcosa sta uscendo, è molto molto importante. Quindi se voi volete, noi siamo a vostra disposizione per continuare questo scambio di opinioni. Grazie veramente per tutti e tre. Nella nostra prosecuzione, se volete interloquire tra voi, professor De Masi, professor Saraceno, se volete aggiungere qualcosa brevemente, se no andiamo avanti, abbiamo qualche domanda e soprattutto le domande delle persone che ci stanno seguendo. Diteci voi. Proseguiamo con le domande? Direi, perché mi pare che ci sia una sostanziale convergenza, quindi è difficile dibattere. Quando siete tutti d'accordo, sì. No, fondamentalmente d'accordo. Anche noi siamo d'accordo in realtà. Va bene, allora procediamo con le domande, così magari si ravviva un po' la possibilità di discutere un pochino. Allora, comincio a leggere io, poi mi alterno con Miriam. Il nostro Federico Pieroni, chiede: nella distinzione tra i modelli lineari e complessi, questi ultimi devono tenere conto della storia, tempo e contemporaneamente delle interazioni tra agenti. Che ruolo possono quindi svolgere le moderne tecnologie di intelligenza artificiale? Sono già utilizzate delle tecnologie di analisi per mezzo di intelligenza artificiale nei modelli economici? Se sì, come e dove? Prego, chi di voi vuole rispondere? Posso iniziare io rapidamente perché non sono esperto di queste cose, quindi poi lascio per le cose più tecniche Mauro completare. Noto soltanto un paradosso, cioè che a lungo si è detto che gli approcci detti alternativi, che per quella complessità che Mauro descriveva così bene, che ho provato a richiamare anche io nella mia breve introduzione, sono per forza di cose incapaci di dare soluzioni eleganti, formali, chiuse, ma hanno bisogno di simulazioni e di capacità computazionale. Per molto tempo è stato detto che questi modelli fondamentalmente non erano in grado di competere con il modello neoclassico. Poi, con lo sviluppo della capacità di calcolo, questi modelli, cioè la soluzione di questi modelli è stata sempre più facile, sempre più si è potuto lavorare sempre di più sulla robustezza dei modelli in qualche modo, quindi rendendoli sempre più credibili. E paradossalmente il tentativo che io descrivevo all'inizio di rendere questa teoria neoclassica aderente alla realtà, che continua a sfuggirle perché la realtà è un processo, la teoria neoclassica invece è una fotografia, quindi una foto non può catturare un processo, paradossalmente adesso è la teoria neoclassica che è diventata estremamente complessa e non è più capace di generare soluzioni
analitiche chiuse, cioè quella stessa critica che veniva fatta ai modelli neoclassici, scusate, mainstream, cioè eterodossi tipo ABM, adesso è fatta ai modelli neoclassici, che sono diventati di una complessità, i famosi modelli di SGE, questi modelli stocastici dinamici secondo loro, in realtà non dinamici come Mauro spiegava benissimo, l'equilibrio generale, sono diventati così complessi che anch'essi non hanno più una soluzione analitica, ma sono costretti a fare delle simulazioni e sono di una, ma Mauro lo ricordava prima, di una fragilità incredibile. Io che sono molto più laico di Mauro poi nel mio lavoro di ricerca, ogni tanto le uso queste cose, li uso questi modelli, e sono effettivamente modelli di una gran fragilità, cioè tu cambi un parametro di uno 0,001 e il modello non converge più, non sei più in grado di trovare quella stabilità di cui parlava Mauro. Quindi sono modelli che alla fin fine si sono rivelati molto più fragili, e si sono rivelati molto più fragili proprio grazie al fatto che oggi con questa capacità di calcolo che prima non avevamo, siamo in grado di simularli e quindi renderci conto che non sono capaci di convergere ad equilibri ragionevoli. Quindi insomma, c'è stato questo strano incrocio in cui adesso è la teoria detta mainstream utilizza moltissimo le simulazioni, senza riuscire però a ovviare al suo peccato originale, in qualche modo, che è quello che ricordavamo sia io che Mauro. E come si giustificano quando il risultato non converge, professore? Cioè, usano l'intelligenza artificiale e poi quando gli dà il risultato converge... Quando il risultato converge si cambiano i parametri. Eh? Si cambiano i parametri. Quando il risultato non converge si cambiano i parametri. Ah, ho capito. E poi si cerca di nascondere nel pepe il fatto che se tu c'è un parametro che cambia del 1% il modello non converge più. Ma insomma, quello fa parte, voglio dire, quello lo abbiamo fatto un po' tutti, qualunque modello abbiamo usato, ogni tanto abbiamo un po' barato per cercare di nascondere la fragilità dei nostri risultati. Questo credo che sia un peccato quasi veniale. Cioè il problema più strutturale di fondo, fondamentalmente, questa instabilità di cui parlava Mauro prima. Certo. Volevo... Professor Gallegati, professor però, De Masi, volete aggiungere un attimo, qualcosa? No, volevo tranquillizzare un attimo Massimo sulle convergenze e divergenze. Dunque, tutta l'analisi matematica e tutti i modelli matematici, sia in economia che in sociologia, hanno avuto un'accelerazione, una trasformazione profonda dal momento in cui abbiamo cominciato a poter disporre dei big data. Nella misura in cui i big data riescono a consentirci di processare milioni, miliardi di dati in millesimi di secondo, è caduta la stessa esigenza delle ipotesi. Quando io insegnavo 20 anni fa metodi e tecniche della ricerca, una parte notevole del programma annuale se ne andava per insegnare come si fanno le ipotesi. Le ipotesi servono per risparmiare tempo e per capire meglio che cosa succederà in seguito. Le ipotesi servono, faccio un esempio elementarissimo, se devo cercare i miei occhiali, ipotizzo che siano sulla scrivania, non ipotizzo che siano nel frigorifero, per cui andrò in ordine decrescente a vedere nei vari posti in cui ipotizzo che gli occhiali si trovino. La necessità delle ipotesi cade nel momento in cui ho le strutture gnoseologiche capaci di mettere a sotto esame tutte le posizioni possibili e quindi di darmi la risposta. Sotto questo senso, il problema della difficoltà di far combaciare previsioni apparentemente discordanti o discordanti realmente dipende dal concetto di progresso che noi abbiamo. Questo ci porta a spostare, diciamo, la discussione dal punto di vista tecnico al punto di vista economico e poi al punto di vista addirittura filosofico. E il concetto di progresso ha influenzato enormemente le tecniche predittive. Perché una cosa è dare per scontato che la storia dell'umanità è lineare e quello che viene dopo sicuramente è meglio di quello che viene prima. Un'altra cosa è dubitare di tutto questo. Ora, se torniamo al ruolo del neoliberismo, diciamo che il neoliberismo rispetto ad altre scuole
anche scuole marxiste, come per esempio la scuola di Francoforte, si è distinta per una tenace fiducia nelle tecnologie e con le tecnologie nel progresso. Cioè dobbiamo tenere conto che il concetto di progresso, che ci sembra quasi scontato perché nella parola ci sembra che ci sia il senso dell'andare avanti, non sempre è così e non in tutte le culture è così. Per esempio nelle culture orientali c'è un concetto di eterno ritorno. Allora le previsioni, quando si parte da una filosofia dell'eterno ritorno, sono diverse dalle previsioni che si fanno quando si parte dal presupposto che il progresso sia sempre in senso di sviluppo e non in senso di regresso. Per esempio, forse un incontro che bisognerebbe fare è sulla scuola che in qualche modo si è contrapposta in modo più duraturo, perché è stata quasi parallela come durata, e in modo più tenace al liberalismo e poi al neoliberismo è stata la scuola di Francoforte, anche perché ha avuto una storia quasi parallela. Loro sono partiti da Francoforte, hanno lavorato a Francoforte fin quando non è arrivato il nazismo, poi come la scuola di Vienna si sono spostati in America, proprio hanno avuto un andamento parallelo, però gli uni partendo dal punto di vista che le previsioni debbono prevedere quali tappe di progresso positivo ci saranno, le altre partendo dal punto di vista che invece il progresso, così come sta avvenendo dal momento in cui si è sviluppata la tecnologia in senso industriale, è un progresso che fa progredire sul piano dell'accumulazione della ricchezza, ma fa regredire sul piano dei sentimenti umani. Quindi, per esempio, se dovessi dire, mentre per von Mises sicuramente il futuro sarà migliore di oggi e sicuramente si tratta di divinare, di capire in che misura e in che verso sarà migliore di oggi, per esempio per Horkheimer invece quasi certamente il futuro sarà peggiore di quello di oggi, a meno che non si facciano certe cose, perché il progresso di oggi rispetto a quello di ieri è pessimo, è peggiorato. Le tecnologie hanno portato a una maggiore mercificazione, la mercificazione ha portato a una maggiore reificazione, la reificazione ha portato a una maggiore alienazione, per cui a conti fatti siamo più infelici di quando non avevamo le tecnologie. Quindi nell'impostare i modelli matematici bisogna tener conto che i modelli matematici vengono impostati da ciascun ricercatore, anche senza volerlo, sulla base del criterio che il ricercatore ha del progresso. Bene, professor Gallegati, vuole aggiungere qualcosa? Sì. Passiamo alla domanda successiva. No, farei molto velocemente una specificazione sull'uso dell'intelligenza artificiale nei modelli GBET. Il primo è quello delle aspettative. Voi capite bene che con milioni di agenti che hanno aspettative tutte differenti, l'unico modo per analizzarle è avere strumenti di intelligenza artificiale. E questo si inizia a fare. Si comincia già a leggere qualcosa in riviste, insomma, sono tanti work paper. Il secondo è un campo, secondo me, affascinante. Ed è quello delle previsioni economiche. Ora, le previsioni, secondo gli strumenti della complessità e dell'arte intelligenza artificiale, non possono andare al di là di, diciamo, 2, 4, 5 anni. Va bene? Siamo tutti
in quella banda di tempo, in quella fascia di tempo, ci sono, diciamo che le previsioni fatte così assomigliano molto di più alle previsioni meteorologiche piuttosto che alle previsioni puntuali, cioè verranno endogenamente dimostrati, tra virgolette, periodi di bel tempo o di brutto tempo, piuttosto che pioveranno 5 mm o 20 mm d'acqua. Per capire un po' come sta facendo ormai da 2-3 mesi sotto Corona, che è il meteorologo di La 7, che non presenta più le stime puntuali, ma presenta delle fasce di probabilità. E in economia, nei sistemi complessi, dovremmo arrivare a quello. Bene, bene, professore. Passiamo alla prossima. Sì, allora, leggo la tua, Massimo. Oh, sì, grazie. Bene. Ok, grazie. In un mondo in cui l'intelligenza artificiale è in grado di formare i desideri e indirizzarli, qual è l'effetto di questa manipolazione sulla legge della domanda e dell'offerta? Rispondo io velocemente. Voi pensate a una solita cosa degli economisti. Legge la domanda e l'offerta. C'è un punto di incrocio tra le due e questo vi dà il prezzo di equilibrio. In realtà quel prezzo di equilibrio è inferiore al prezzo che alcuni di noi sarebbero disposti a pagare in base al cuore di domanda. Ecco, l'intelligenza artificiale mira a farci pagare ciascuno di noi non il prezzo di equilibrio, ma quanto siamo effettivamente disposti a pagare. Fate una prova con, non so, hai cercato un viaggio aereo con un Macintosh o un Windows e vedrete che viene fuori che se usate il Macintosh viene un prezzo più elevato. Perché? Perché pensano con gli algoritmi e l'intelligenza artificiale che siete più ricchi, per cui vi siete comprati l'Apple e non il Windows compatibile. Va bene? Quindi, da questo punto di vista, questo è uno degli effetti possibili dell'intelligenza artificiale sulla domanda. Grazie professore. No, grazie. Qui posso dire proprio una cosa. Prego. Sarei molto meno, diciamo, pessimista nel pensare all'onnipotenza dell'intelligenza artificiale. Io ho fatto 2 anni fa un giro in 8 laboratori di intelligenza artificiale della Google e di altre 2 case produttrici di intelligenza artificiale negli Stati Uniti. E mi è parso di capire la potenza strepitosa dell'intelligenza artificiale, ma non onnipotenza dell'intelligenza artificiale. Io credo che alcuni campi saranno fatti salvi. La creatività, l'estetica, l'etica, la collaborazione, il pensiero critico,
il problem solving, io credo che non saranno assolutamente intaccati dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale aiuterà i creativi a fare tutte quelle operazioni che sono a mezza strada tra esecutivo e creativo, ma non credo che sostituirà mai le attività creative. Certo, un architetto potrà servirsi dell'intelligenza artificiale per ridurre molta della sua attuale fatica. Anche Michelangelo immagino che dovesse faticare a fare le punte alle matite molte volte al giorno. Ecco, non dico che l'intelligenza artificiale toglie solo quello, ma toglie la possibilità di proprio assolutamente di ridurre il tempo che noi usiamo per mettere insieme. Ecco, per esempio, ho aiutato un mio nipote che doveva è un geologo dell'ENI che doveva processare una serie di miliardi di dati che servivano per le trivellazioni, e certo siamo riusciti lavorando, lui soprattutto, io come avventizio, a lavorare per insegnare alla macchina come si impara a mettere in ordine i dati. Siamo riusciti a ottenere che, diciamo, in 2 giorni si è fatto il lavoro che avrebbe richiesto, credo, non meno di 7-8 mesi. Però più in là non si va. L'intelligenza artificiale non è in grado di formare i desideri e di indirizzarli. Ciò che è in grado di formare i desideri e indirizzarli è la psicologia e la psicanalisi. Nella misura in cui la psicologia e la psicanalisi si riesce a incorporare nell'intelligenza artificiale, questo è possibile, ma allo stato attuale, e io credo che anche in futuro, la cosa non sarà così totalizzante, quindi sarei meno pessimista, ecco, diciamo. Grazie, grazie mille. Io aggiungo solo una considerazione. Guardate, un consiglio per gli acquisti: guardate tutti il documentario su Netflix che si chiama The Social Dilemma, che racconta esattamente di come la domanda e l'offerta possono essere manipolate dagli algoritmi. Io sono d'accordo con il professor De Masi che non dobbiamo nemmeno pensare che questo sia la fine dell'essere umano. Però quel documentario è impressionante. Comunque, se ci mettiamo tutti insieme, riusciamo a fregarla l'intelligenza artificiale, a non farci inoculare i desideri e a indirizzarli. Ecco. Vai Massimo, andiamo avanti. Sì, prego, la prossima. Vai. Allora, Mario Morello ha chiesto: attraverso il modello ABM pensa che saremo in grado di disinnescare il pilota automatico e non far deragliare il treno della nostra società? Dunque, ammetto, il modello ABM in realtà è una metodologia ABM per analizzare sistemi complessi. Una volta che riusciamo a capire cos'è un sistema economico complesso, allora avremo gli strumenti necessari. Per esempio, con un sistema complesso abbiamo capito che non è tanto importante il PIL, come va il PIL, se aumenta il 2 o del 2,3%, ma il benessere delle persone, che ovviamente ha altri indicatori, è un cruscotto di indicatori. E un modello ABM è in grado di farlo. Tenere però presente che la parte econometrica, vicino ai numeri, è ancora molto, molto
in divenire. Tenete presente che a volte quello che ci viene raccontato, soprattutto dalla stampa e dai media in generale, è una roba del tipo: abbiamo scoperto che bevendo l'acqua, tutti quelli che bevono acqua prima o poi moriranno. Ecco, e con te è vero, ma non c'è nessuna correlazione. Non è che se bevi l'acqua morirai. Bene, quindi bisogna, c'è ancora molto lavoro da fare. Passiamo alla prossima? O qualcuno vuole aggiungere? No, però anche qui, secondo me, bisogna essere un poco meno pessimisti. Quanto mai la BM non credo che assolutamente riesca a compiere un'azione così disastrosa o così salvifica, diciamo. Il treno della società è guidato dalla nostra azione politica e della nostra azione sociale. Certo, se si mette l'azione politica in mano ai incompetenti, è un altro paio di maniche, in mano a persone eticamente non impeccabili, e questo è importante. Bisogna, prima per esempio di decidere che una persona deve fare il sindaco di una città, bisogna capire se è in grado di fare il sindaco della città, nel senso se è in grado di capire che significa progredire e che significa regredire. E questo è molto importante. Noi dobbiamo, sotto questo aspetto, io credo che proprio un confronto tra la scuola di Francoforte e la scuola neoliberista è molto interessante, perché la scuola, il neoliberismo praticamente riporta al centro l'individuo, laddove Marx aveva portato al centro la società. Significa che per gli uni esiste una felicità individuale e per l'altro esiste solo una felicità collettiva. Se io vi leggessi questa frase: l'esperienza definisce felicissimo l'uomo che ha reso felice il maggior numero di altri uomini. Se abbiamo scelto nella vita una posizione in cui possiamo meglio operare per l'umanità, nessun peso ci può piegare, perché i sacrifici vanno a beneficio di tutti. Allora non proveremo una gioia meschina, limitata, egoistica, ma la nostra felicità apparterrà a milioni di persone. Le nostre azioni vivranno silenziosamente, ma per sempre. Ora, se io vi chiedessi chi ha scritto questa frase, Marx o von Hayek, io credo che sarebbe molto, molto facile rispondere. Come pure, per esempio, il concetto di lavoro, che è incluso nel treno della nostra società. Per il neoliberista il lavoro è una merce che va scambiata come ogni altra merce, va regolata come ogni altra merce. Per i marxisti della scuola di Francoforte il lavoro è una fatica da ridurre il più possibile e quello che resta da trasformare in gioco. Sono due posizioni completamente diverse. L'una porta al concetto di potere, l'altra porta al concetto di piacere. È interessante questa frase di Horkheimer: elevare il lavoro a concetto supremo dell'attività umana, come fa la nostra Costituzione nell'articolo 1, elevare il lavoro al concetto supremo dell'attività umana significa professare una ideologia ascetica. Mantenendo questo concetto generale, i socialisti si fanno portatori della propaganda capitalistica. È interessante questo, l'aveva capito già negli anni 30 Horkheimer, cioè forse i nostri costituenti non si sono resi conto di fare un atto capitalistico, anche se si chiamavano Terracini o Togliatti. E questo è molto interessante, no? Domenico, c'è una frase di un filosofo scozzese del Settecento che forse si sintonizza bene con quelle che hai citato tu. L'azione migliore è quella che procura la massima felicità al massimo numero di persone.
non so, approfondirò, diciamo, l'origine di questa citazione. Probabilmente è la sintesi della frase di Marx che ho letto prima. Sì, però questa è scritta ancora prima, credo. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Bene, allora andiamo avanti. Domanda successiva. Andiamo alla prossima domanda, perché ce ne sono poi anche molte dopo. Sì, sì, e poi il professor Saraceno, quando il professor Saraceno vuole andare è libero di farlo, ci saluta e va, perché l'impegno familiare di oggi non può arrivare in ritardo, insomma, perché dopo succedono disastri. Allora, porti i nostri auguri a sua moglie. Esatto, 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 esatto. È stata fin troppo paziente. Allora, e questa è sempre una domanda collettiva del nostro gruppo. L'applicazione del metodo ABM in economia viene proposto a partire dagli anni 80-90, a distanza di più di 30 anni. Quanti economisti oggi la sostengono e qual è l'impatto sostanziale di tale sostegno? Dunque, direi che in realtà è più degli anni 90 che degli anni 80. A occhio direi che saremo attorno al 5% degli economisti. Ci sono varie iniziative, non so, la Cambridge University Press sta uscendo con una serie di elements su complessità e Gmail. Ci sono molti lavori su Gmail. Il problema è anche quello di trovare un modello comune che ancora non c'è. Il confronto con mainstream, come diceva Francesco all'inizio, è quasi impossibile, perché il metodo ABM prevede l'interazione e invece il mainstream prevede la non interazione, per cui un modello ABM è in grado di dare risposte micro, meso e macro, e un modello mese, ben che vada, da risposte solo alla parte macro. E il problema che c'è tuttora è proprio quello di avere un unico modello di riferimento. Sono troppi modelli. Dunque, qualcosa da non praticante dei modelli ABM, mi ci sono azzardato due o tre volte, ma non di più, quindi ho una visione simpatetica, ma da esterno. Sono d'accordo con Mauro che quello che manca è questa capacità, che è la grande capacità del modello neoclassico, di avere uno schema concettuale di riferimento chiaro su cui poi ognuno innesta le sue varianti. Questo è quello che ha fatto la forza di quel modello. Nella comunità ABM questo ancora non c'è, e questo spiega perché la comunità ABM, che si è fatta uno spazio più che rispettabile rispetto ad altri approcci eterodossi nel dibattito accademico di oggi, ma che rimane fondamentalmente, fortemente minoritaria, e soprattutto non riesce a sfondare, perché come diceva Mauro non c'è confronto possibile, non c'è dialogo possibile con l'approccio mainstream. Tuttavia l'impatto sostanziale accademico, io direi che ancora non sufficiente e non abbastanza sviluppato. Invece trovo che, appunto, da osservatore esterno, ai modelli ABM si rivolgono sempre di più i policy maker. Cioè il successo che per esempio hanno alcuni di questi modelli, alcuni di questi economisti alla Commissione nel discutere di transizione ecologica, nel discutere di innovazione tecnica, nel discutere di politiche industriali, è molto più grande del loro impatto nel mondo accademico. Quindi forse, se mai ci sarà un'egemonia di questo approccio, se mai un'egemonia di questo approccio arriverà,
potrebbe arrivare dal lato della policy prima di arrivare a quello dell'accademia. A questo punto, in qualche modo, l'accademia si troverà ad essere una specie di ultimo giapponese che si riferisce a un modello che non è più usato dai policy makers. Non siamo ancora lì, però io vedo, ripeto, da esterno, una grande attenzione a modelli complessi, adesso che siano IBM propriamente detti o altri, da parte dei policy maker, che sicuramente non c'è nell'accademia. Cioè, la difficoltà che ha uno che fa queste cose a pubblicare su un buon giornale accademico è molto più elevata di quello che ha di farsi ascoltare da un funzionario della commissione o anche del Fondo Monetario Internazionale. Questa è una cosa che trovo affascinante dal punto di vista culturale, diciamo, della sociologia della professione, che non è granché. Grazie, grazie professore. E passiamo all'altra domanda. Questa è quella di Miriam, la leggo io con piacere. Il professor Gallegati, nel suo libro, espone chiaramente un cambio di paradigma di portata storica. Visto che noi siamo un gruppo che studia, pensa e poi agisce, quali azioni in campo politico e sociale sono pensabili in concreto? E mi lascio a quanto diceva Francesco. Deve da subito cosa può succedere parlando di una politica industriale o di politiche green come un modello IBM può tenere conto e impattare nella politica direttamente senza dover passare attraverso i modelli teorici. Bene. Grazie professore. Bene. Questa è una cosa anch'io, potevo dirla prima mentre Mauro si strozzava, quindi devo il tempo di bere, poveretto. Secondo me, a livello di appunto di chi partecipa e anima il dibattito, la lezione principale del libro di Mauro e di altri libri, che insomma di altri contributi di altre persone, è che bisogna abbracciare la complessità. Questo secondo me è il messaggio fondamentale, e che quindi bisogna nel dibattito insistere ostinatamente a smascherare chi semplifica i problemi fino a rendere le soluzioni rilevanti. Questo è quello che io personalmente faccio nella mia attività, diciamo, di dibattito pubblico, e che penso che mi venga proprio dal fatto che mi fa essere così in sintonia con quello che scrive Mauro. Cioè, se noi descriviamo un mondo complesso, chi propone soluzioni semplici o imbroglia, per usare un termine carino, o non ha capito. E quindi chi fa dibattito a tutti i livelli, che può essere la vostra associazione di incontro, o può essere scrivere un articolo su un giornale, o partecipare a un dibattito in televisione, deve smascherare il semplicismo e il manicheismo delle soluzioni che spesso nel dibattito pubblico vengono proposte, che poi è la grande forza di chi per esempio dei movimenti populisti, no? Che hanno sempre una sola causa per qualunque fenomeno, quindi poi a quel punto sono in grado di trovare soluzioni. Ecco, io penso che questa sia la cosa più importante, almeno per me è la cosa che più mi affascina degli approcci dell'economia della complessità, che rifuggono da soluzioni semplicistiche. Su questo siamo molto d'accordo, professor Saraceno, l'avevo già sentita in un'intervista su YouTube esprimere questo concetto, siamo molto 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 d'accordo. Siccome si è fatto un po' tardi, sono le 19:44, io ho delle domande, però i professori, se vogliono, io farei così, per non andare troppo lontani, magari gliele facciamo avere via mail, e poi a un prossimo incontro noi divulghiamo ovviamente le risposte, se,
se è possibile. E magari a un prossimo incontro ripartiamo da qui, se siete d'accordo, per non andare troppo oltre. Io passerei alle conclusioni, d'altronde le 2 ore stanno volando via, ecco, questo è il discorso. Dimmi. Magari i professori però hanno letto qualche domanda e forse uno per... Se vogliono rispondere liberamente, perché sono state lasciate in chat, io... Che loro scegliano una domanda a cui rispondere. Ecco, potete scegliere liberamente, sì, prego. Beh, io ho una sul reddito universale. Bene. Prego. In realtà è una cosa che... già prima di mese, cioè le macchine stanno sostituendo progressivamente il lavoro, quindi ci sarà nel tempo la necessità di o inventarsi nuovi lavori o estendere il reddito universale, che in realtà esiste da moltissimo tempo. Pensate alle decime che venivano pagate ai conventi, ai monasteri dell'anno 1000, almeno dal 1000 in avanti. Beh, quello è un reddito universale al monastero. Non facevo argomento, non facevo nient'altro che pregare per i contadini, mentre i contadini lavoravano. Quello altro non è che un reddito universale. Bene, per i contadini che a fine raccolto, quando versavano al monastero un decimo del raccolto. Bene. Ed era un reddito universale, quindi c'era già da tantissimo tempo. E temo in realtà non temo per niente, perché sono assolutamente favorevole, ci sarà nel futuro. Da questo punto di vista, se non avete ancora visto, c'è un bel docufilm di Newty che si chiama On the Same Boat, sulla stessa barca, che parla anche di reddito universale. E c'è ovviamente, questo gli economisti lo sanno bene, un articolo di Keynes del 30 sulle prospettive economiche dei nostri nipoti, in cui dice la tecnologia sarà così avanzata che tra 100 anni il problema sarà occupare le ore di tempo lì. Quindi guardatelo e buona lettura. Grazie, prof. Francesco, professor Saraceno? Intanto mi viene a dire che Mauro ha fatto, ad esempio la decima di Mauro fa l'ipotesi che la preghiera dei monaci non avesse un impatto sulla produttività dei contadini. Se pregando i monaci aumentavano la produzione, a quel punto era un prodotto marginale positivo e loro non era un reddito di cittadinanza, ma era un salario. Questo è importante, la dice lunga sulle tue opinioni. A parte le battute degli scherzi, io mi concentro, c'è una domanda che ho visto fatemi ritrovare, ho visto passare quasi all'inizio sul patto di stabilità, ovviamente e la gioco facile, sono i temi di cui mi occupo. Dunque, allora, intanto non è vero che è soltanto l'Italia che l'ha introdotto in Costituzione il pareggio di bilancio, l'hanno introdotto molti paesi, era in qualche modo uno degli obblighi introdotti dal Fiscal Compact nel 2013, ma so, questo è marginale.
Invece no, quello che succederà probabilmente nei prossimi mesi è che il patto di stabilità, c'è in corso un dibattito sulla riforma del patto di stabilità, la Commissione vorrebbe, in questo momento è abbastanza anti-austerità nel complesso come posizione, soprattutto in alcuni commissari, e la Commissione sta premendo perché ci sia un accordo almeno di massima su una nuova regola un po' più permissiva che sostituisca il patto di stabilità. Se questo succede, probabilmente non si farà in tempo a rendere la legge europea, insomma, a introdurla nei trattati se necessario, però si può a quel punto, essendoci una nuova regola su cui c'è l'accordo politico, si può a quel punto prolungare la sospensione del patto di stabilità fino a quando questo non succederà. Credo che per forza di cose andremo verso una regola un po' più permissiva. Il problema è sapere quanto e se questa regola più permissiva consentirà di fare tutte quelle politiche che sono necessarie oggi. Abbiamo parlato un po' in maniera, diciamo, laterale e tangente di politiche ambientali, di investimenti pubblici, di digitalizzazione. Sono tutte grandi cantieri che certo non si esauriranno nei 3 anni del recovery, né con i soldi del recovery. Quindi ci sarà poi bisogno di continuare a investire su queste cose. Credo che ci sia una consapevolezza abbastanza diffusa e questo sia possibile, ci sono sempre comunque sia le forze che premono perché invece si torni alle vecchie regole e ai limiti e ai vincoli sulla politica di bilancio, quindi il dibattito non è ancora chiuso, ma io sono moderatamente ottimista, sono anche riguardo agli ultimissimi sviluppi politici, cioè all'accordo di coalizione tedesco, al nuovo governo tedesco. La mia lettura è che l'ala liberale, cioè l'ala austeritaria, ha un po' perso il dibattito, nel senso che non è riuscito a far inserire loro un accordo di coalizione di 177 pagine, dettagliatissimo, nel quale i liberali non sono riusciti a far inserire nessuna delle loro linee rosse, tipo che non si possono modificare i trattati, che bisogna che il patto di stabilità va bene così com'è. Quindi quelli saranno tutti argomenti, temi di discussione politica. Lunedì Scholz viene a Roma e Draghi ha già detto che il patto di stabilità non va bene, se ne poteva ricordare quando era presidente della BCE, ma insomma quello è un altro discorso. E quindi secondo me c'è spazio politico per avere una regole migliori. Quindi non credo che nel 2023 rivedremo il patto di stabilità così com'è. Insomma, questo è un periodo in cui sono ottimista, magari non dura e fra 3 mesi vi do una risposta diversa. Massimo, non ti si sente? Un po' di ottimismo a fine serata ci serve, professore, grazie mille. Professor De Masi, ne ha scelta una? Dunque, c'è una domanda in cui si dice Roosevelt riuscì a dare 5 milioni di posti di lavoro perché stampò monete ad libitum, fece guerra e colonizzò. Devo dire che dal 34 al 37 non fece nessuna di queste tre cose. Fece questo: tassò i ricchi fino all'80% e tassò la successione al 92%. Noi in questo momento la tassa di successione in Italia è al 2%. Quindi tassò i ricchi. Non a caso i ricchi finanziarono poi dopo lautamente i neoliberisti. I neoliberisti si posero proprio come forza opposta in modo drastico a Keynes. Ebbero anche molti incontri tra di loro. Keynes contribuì pure alla loro rivista, ma ci fu sempre insomma una totale differenza. E per quanto riguarda l'activity business management di Kaplan, quello a cui avete fatto accenno, io vi ricordo che quel metodo è un regredire rispetto al punto in cui era arrivata la letteratura manageriale, la quale ha avuto praticamente 3 grandi periodi: quello taylorista, taylor-fordista, ma poi ha avuto anche quello delle human relations e poi ha avuto quello della teoria dei sistemi. E quando è arrivato a una visione molto molto più complessa dell'impresa, l'ABM ha riportato indietro la lancetta della storia, riportando l'attenzione sugli aspetti quantitativi dell'impresa, riducendo molto l'attenzione per la dimensione umana e così di seguito.
sotto questo aspetto è giusto, è probabile che l'Accademia sarà molto resistente, diciamo, ai modelli proposti dal management. Però devo dire che il neoliberismo ha fatto grandi passi anche nell'università. Li ha fatti nell'impostazione economico-finanziaria delle università, lo ha fatto nell'imporre professori di economia a quasi tutti i neoliberisti. Fu proprio un economista neoliberista che disse un paio d'anni fa nelle università italiane ormai non si trova un neo keynesiano, è stata la visione neoliberista che ha influenzato anche il rapporto tra impresa privata e università. L'Accademia di oggi è molto molto meno ricca, libera dell'Accademia di 100 anni fa, di gran lunga meno libera, è molto più finanziata e poi soprattutto è passata l'idea che l'Accademia deve formare i giovani per il lavoro, il che è veramente un'eresia, perché il lavoro è ormai il 12% della vita di ognuno di noi. Per i nostri trisavoli era un terzo della vita e già allora sarebbe stato folle dire che la scuola doveva preparare solo al lavoro, ma oggi che il lavoro è un dodicesimo della nostra vita è veramente un assurdo volere pretendere che la scuola si interessi di inglese, internet e non mi ricordo che altro, come diceva Gelmini e la Moratti. Io ero preside in quel periodo e mi ricordo che subii queste idiozie di queste due sgallettate improvvisamente innalzate a livello di ministro dell'università, proprio follie inaudite. E il tentativo più forte però non è stato tanto sulla sola università, ma su tutta la pubblica amministrazione con il New Public Management, cioè questa teoria neoliberista, profondamente neoliberista, per cui tutte le istituzioni debbono essere organizzate come un'impresa e d'altra parte la pubblica amministrazione deve essere organizzata come un'impresa sotto tutti i punti di vista. Bene, il New Public Management è stato insegnato in tutte le business school italiane negli ultimi tempi e anche nella Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. Quindi hanno insegnato le teorie anti pubblica amministrazione nella scuola della pubblica amministrazione. E l'ultima cosa che è appunto sul reddito universale, sono perfettamente d'accordo su quello che diceva Callegati, ma tenete conto di questo: gli italiani nel 1901 erano 30 milioni e in un anno lavorarono per 70 miliardi di ore. Nel 2019 eravamo 60 milioni e abbiamo lavorato per 40 miliardi di ore. Cioè, essendo 30 milioni in meno, in più, abbiamo lavorato 30 miliardi di ore in meno, producendo infinitamente di più. Se, come diceva Keynes in quella conferenza del 1930 che ricordava Callegati, se questo progresso prosegue, ma è probabile che noi nell'appuntamento di Keynes diceva prospettive economiche per i nostri nipoti, i nipoti del 1930 sono i giovani che entrano nel mercato del lavoro nel 2030, quindi una profezia di 100 anni strepitosa. Beh, se è vero questo, noi lavoreremo 15 ore alla settimana. Inoltre, i proprietari di intelligenza artificiale e di computer, con l'attuale situazione legislativa, si approprieranno di tutto il profitto che sarà fatto in gran parte dalle macchine e quasi nulla degli esseri umani. A questo punto c'è poco da fare. O c'è il reddito universale o non ho capito cosa c'è. Ci sarebbe una torre d'avorio con pochissimi scienziati e poeti e poi una massa enorme, un enclave enorme di milioni e milioni di persone che non lavorano e quindi non ho capito di che mangiano se non c'è un reddito universale. Quindi mi dispiace per Salvini e soprattutto per Matteo Renzi, ma il reddito universale è fatale che ci si arrivi.
l'opposizione al reddito di cittadinanza dice solo proprio la miopia. Il reddito di cittadinanza è stata una piccola prova che tutti i paesi dell'Ocse hanno già fatto da anni, con dei sussidi di gran lunga superiori a quelli che dà l'Italia. E noi, pur essendo gli ultimi e dando un sussidio ridicolo, ciò nonostante scateniamo un'ira tale da richiedere, addirittura Renzi richiede un referendum contro il reddito di cittadinanza. In una intervista, in una inchiesta di cui ha pubblicato i risultati Il Messaggero di ieri, in cui si risulta che il 50% vuole il reddito di cittadinanza in Italia, il 50% vorrebbe abolirlo. Il titolo era «Metà degli italiani non vuole il reddito di cittadinanza». Naturalmente il titolo sarebbe stato parimenti giusto se avesse detto «La metà degli italiani vuole il reddito di cittadinanza». Questa la dice lunga sulla operazione neoliberista che sta avvenendo contro il reddito di cittadinanza e la incapacità dei 5 Stelle di difendere l'unica loro creatura di qualche dignità in 3 anni scellerati di non si è capito di che cosa. Quindi io credo che ci arriveremo per forza a una ridistribuzione della moneta. Sicuramente il comunismo reale sapeva distribuire un poco meglio la ricchezza, ma non la sapeva produrre. Noi la sappiamo produrre, ma non la sappiamo distribuire. E non la sappiamo distribuire per colpa del neoliberismo, che si è preoccupato soltanto di 2 cose: come produrre la ricchezza e come assicurare i massimi dividendi agli azionisti. E questo è un problema. Ma i giovani che ci ascoltano risolveranno questo ed altro. Miriam, vai alle conclusioni che si è fatto tardi, il professore l'aspetta. Facciamo tanti auguri alla signora. Esatto. Auguri alla moglie del professor Saraceno. Lo chiamo, ma gli dica grazie. A tanti fan. Allora, grazie a tutti. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Allora, sì, le conclusioni da parte mia sono pochissime, a parte che ci ha seguito dalla postazione del professor Gallegati La vestizione della Vergine di Max Ernst, che è un bellissimo quadro di contenuti forse anche non troppo lontani da quelli che abbiamo affrontato oggi. La cosa che abbiamo sottolineato tutti credo sia quella che non è importante quanto si cresce, ma come si cresce. Poi abbiamo scoperto che dobbiamo leggere moltissimi altri libri e anche vedere dei film, per cui dobbiamo leggere il libro La Riconquista. Dobbiamo anche studiare, secondo il suggerimento del professor De Masi, e mettere a confronto la scuola di Francoforte con la scuola neoliberista. E poi dobbiamo vedere 2 film, appunto, The Social Dilemma e On the Same Boat. Quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare che imposteremo durante le vacanze e proseguiremo poi a partire da gennaio. Io ho un compito in più. Vai. Devo confessare che non sapevo fino a qualche giorno fa, ma ho avuto un impegno purtroppo brutto in famiglia. Non ho letto il libro di Gallegati, ma lo assicuro che entro la prossima settimana farò il compito a casa. Te lo diremo allora. Niente, io ringrazio profondamente da parte di tutto il gruppo che tra l'altro ha lavorato indefessamente a costruire questa nostra splendida conversazione, anche curando tutta una serie di dettagli nuovi che stiamo aggiungendo di volta in volta proprio per aumentare la nostra complessità di gruppo. E il prossimo appuntamento sarà con Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, che ha scritto recentemente un libro proprio durante il lockdown molto interessante sulla rivoluzione costituzionale. Quindi con lui parleremo delle armi, degli strumenti che la Costituzione ci dà per combattere qui effettivamente, chiaramente, il neoliberismo. Quindi io direi come ultima cosa che oltre a ringraziare i nostri nuovi 2 professori, direi che da parte di tutto il gruppo c'è proprio il sentimento di considerarvi parte di questo gruppo e di questo gruppo di studio e di approfondimento. E quindi speriamo vivamente di rivedervi presto e di continuare a studiare i vostri libri e di ascoltare dalla vostra viva voce
tutte le nostre, insomma, tutte le spiegazioni possibili. Quindi grazie di cuore e buon Natale, ne approfittiamo per... Grazie a voi, saluto anche tutti gli amici del gruppo. Ho visto che molti di voi in realtà sono i miei vecchi amici. Bene, siamo felicissimi di questo. Molto bene. Massimo, vi aggiungo grazie. No, volevo ringraziarvi, è stata una serata piacevolissima, 2 ore che sono volate, abbiamo tanto da studiare, tanto su cui riflettere e diciamo, siccome si chiude l'anno e nessuno di noi un anno fa, che siamo qui, diciamo, avrebbe mai immaginato di fare una riunione come quella di questa sera, io veramente esprimo a tutti voi il mio ringraziamento, perché abbiamo fatto veramente una cosa molto bella tutti insieme e continuiamo ad andare avanti così. Grazie. E un ringraziamento a tutti gli ospiti che ci sono. Grazie. E soprattutto i giovani ospiti che sono con noi oggi, che sono anche ex studenti miei o comunque giovani economisti che speriamo di poter sentire nei nostri prossimi incontri. Grazie ancora. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao Domenico. A presto. Ok. Io fermo la registrazione.